Sono Maria Grazia Mediati, farmacista titolare a Roma, in zona Prenestina. La situazione nostra è molto difficile, siamo sotto assedio, oltre 4 farmacie la notte scorsa sono state devastate, hanno rotto le vetrine, sono entrate all'interno dell'attività, hanno rotto casse, preso soldi, una situazione molto difficile dal punto di vista della sicurezza. Alcuni di noi hanno subito rapine a mano armata, dopo le 6 non c'è nessuno più in giro, siamo soltanto noi, abbiamo paura anche quando usciamo dalle farmacie in orario serale. Inoltre la situazione la potete vedere, serviamo con queste mascherine perché altro non abbiamo trovato, ce ne sono pochissime in giro, la gente lo deve sapere che noi non è che non le vogliamo dare, noi non le abbiamo e io personalmente le ho già acquistate senza averle ricevute e me le hanno fatte pagare dei prezzi molto elevati. Quindi anche il tema mascherine non è un problema che deve riguardare i farmacisti che sono l'ultimo punto di accesso, ma deve riguardare chi le sta vendendo a noi a prezzi elevatissimi. Quindi bisogna anche capire che noi siamo appunto l'ultimo front office. Inoltre molta gente sta venendo con tossi, raffreddori, febbri direttamente qui in farmacia, quindi siamo a rischio, stiamo rischiando la nostra vita. Quindi noi chiediamo la comprensione dei cittadini, la vicinanza, lo sguardo dalle finestre, guardate le farmacie aperte perché siamo in pericolo, però stiamo svolgendo un'attività per starvi vicino, per tenere le farmacie aperte, per dare continuità al servizio farmaceutico con grande serietà e con grande sacrificio. Quando torniamo a casa non abbracciamo i nostri bambini, dobbiamo stare lontano da loro perché abbiamo paura di infettarli e alcuni colleghi sono già purtroppo ammalati, altri hanno dovuto chiudere le farmacie, sono pochi i casi ancora, però anche noi insieme ai medici ed infermieri siamo in prima linea e dovete starci vicino. Lo chiediamo alle forze dell'ordine e lo chiediamo ai cittadini. Stateci vicino perché siamo in grande difficoltà.